sola. Primo pezzo del viaggio verso Tokyo fatto, siamo all'aeroporto di Malpensa, ormai è tempo di imbarcarsi. Sullo sfondo si vede Barbara Frittoli e Natalia De Carolis, due dei protagonisti della nostra bohème. Magari li incontriamo all'aeroporto di Francoforte, a più tardi. Immagine classica del viaggiatore aeroplanizzato, montagne e nuvole, un pezzo di motore dell'aereo. L'avesse saputo Annibale che le Alpi si potevano anche attraversare così. Siamo sull'aereo Milano-Francoforte e vorrei raccontarvi la strana storia del cimbasso. Il cimbasso non è un animale, non è neanche un signor cimbasso. Adesso il maestro Laguzzi, che è seduto vicino al cimbasso, ci spiega cos'è il cimbasso. Per molti rimane ancora un mistero in realtà di cosa si tratti, un po' come insomma leggende metropolitane che circolano. È una specie di basso tuba, è un incrocio tra un trombone basso e un basso tuba, è del nostro frode Rudy Colusso, che però doveva già portare il suo basso tuba, allora me lo ha affidato. Comunque è un ottimo compagno di viaggio, non disturba più di tanto, insomma. È comodo avere il cimbasso vicino, si può mangiare anche il pasto del cimbasso. Assolutamente, e bere la sua birra, che di solito rifiuta in volo. Grazie.